Altro match di cartello al Ferrante tra l'FC Matese ed il Notaresco, con la vice capolista che per non perdere di vista il primato deve violare il domicilio biancoverde. Compito abbastanza impegnativo, l'ultima squadra a riuscirci, il Castelnuovo a Vomano. Parliamo però dello scorso 13 dicembre. Arbitra il signor Vinga della sezione di Pisa, il quale dopo un solo minuto annulla una rete ai locali, calcio da fermo. Barone la dosa perfetta per Galesio che fredda Sciba, tutto fermo per un fallo in attacco commesso da Adusa. Al terzo punizione da posizione interessante, Langellotti la consegna di fatto a Sciba. 17 il Matese, Masi pesca Langellotti che dal fondo effettua un leggero cross sul quale si coordina Breu. Sciba blocca in tuffo. Notaresco in proiezione offensiva al 25esimo. Olcese la scodella sul secondo palo, risolutiva l'uscita di Palombo che mette fuori causa la corrente Buonavoglia. 43esimo, punizione di Barone, pallone nel mezzo, la retroguardia Teramana chiude il disimpegno in maniera composta. In chiusura di tempo, situazione da fermo per gli ospiti, posizione defilata, traversone di Buonavoglia. Nessuno dei suoi compagni risulta incisivo e 0-0 all'intervallo. La regia nelle mani di Antonio Di Perna e siamo al quinto della ripresa. Palumbo dei rossoblù vince il contrasto con Iannetta, inquadra la porta, l'estremo difensore matesino si distende e fa suo il pallone. All'ottavo, ottimo break in mediana di Masi, si apre il corridoio per Adusa che si allunga il pallone sulla sua strada a quadro in maniera irregolare a detta di Vinga che concede il calcio di rigore. Galesio con freddezza, rasoterra, piatto destro vincente per l'1-0 del Matese che costringe gli ospiti a dover inseguire. Al 16esimo, punizione quasi dalla tre quarti, se ne incarica quadro per gli abruzzesi, pallone che sorvola la traversa. Epifani si gioca la carta Dos Santos, proprio lui protagonista con un doppio tentativo. Al 20esimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, prima la barriera e poi Palombo chiudono il numero 9 degli ospiti. 22esimo, di nuovo Dos Santos, questa volta dalla sinistra, il suo diagonale muore al lato e sospiro di sollievo per i campani. Fase molto concitata della sfida, Lattarulo a terra in area locale tra le maglie biancoverdi. Vinga non nota nulla che possa spingerlo ad indicare il dischetto. 26esimo, corner dalla destra per i padroni di casa, lo stacco è del difensore albanese lontano dalla porta di Sciba. A mordersi le mani al 33esimo è però Olcese che sciupa con un colpo a metà altezza nel pieno centro dell'area di rigore, un po' come accaduto ad Agostino dell'Albalonga ben 7 giorni fa. 38, di nuovo lavoro per il portiere biancoverde, il neo entrato Mancini opta per una soluzione all'altezza del primo palo. Siamo al 91esimo, altro brivido. Dos Santos di testa non colpisce a dovere sul servizio di Olcese, si infiamma il confronto, una leggerezza di Sciba, ci crede Iannetta, sfera che carambola tra i piedi di Ricci che, pressato dalla fretta, sfrutta male l'opportunità. Scorre il tempo, come consuetudine del medesimo si giunge al triplice fischio a pochi secondi dal quale Dos Santos trasforma il pallone che gli fornisce il suo capitano Speranza in assist per Gallo che trafigge Palombo, siglando il definitivo 1-1 che permette al Notaresco di conservare il meno 2 dal primato alla luce del pari tra Campobasso e Vastese e all'FC Matese di allungare a 16 questa eccelsa serie di risultati positivi che assume sempre di più con il trascorrere delle giornate le sembianze di una cavalcata inarrestabile.